Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su Nio e siamo seguiti da questi due tizi che fanno tutto loro, prendono tutto, ammazzano tutto e mi tolgono tutto il divertimento. Però sono anche utili, dai, basta stare in un angolino e fanno tutto loro. Quindi c'è una cassa. Quindi torno indietro, era una zona opzionale questa. Ok. E dove si prosegue allora? Mi sono persa. Tanto per cambiare, vedi? Ah no, c'è, sì. Ho perso un ponticello qui. Eccolo qui. Sento rumori, mi sono piovuti in testa. Ok. Abbiamo fatto il giro? Perfetto. Quando uno capisce dove si trova è già a metà dell'opera. Ah, qui andiamo ad aprire la porta. Ok, lo shortcut. Mi uccidete il cane, grazie. Aspetta, però posso fare... Scodinzola. Ma non è il punto debole, non diventa rosso, scusami. Dove cacchio ce l'ha il punto debole sto coso? Non è esattamente dove ho mirato, William. Non è... No, niente. Niente, ci rinuncio. Io avevo mirato 7-8 metri prima, William. Non aggrate robe. E niente. Maledetti voi. È a terra. Signorina, stia molto attenta. Dai. Ok, assistiamo il tizio. Assisto. Prego. Non stare attenta a non perdermeli, perché se si inginocchiano e basta, probabilmente li perderò fortissimo. Eccolo qua, shortcut. Potrei anche livellare in realtà, anzi, lo farò. Ma questi cosi mi sembrano tanto da rompere, porca miseria. No. Adesso poi quando ce ne sarà uno da rompere non proverò, sicuro. Preparatevi. Farò rispawnare l'inferno, lo so. Ma avevo un livello, dovevo farlo. Ci sarà solo il cane qui ora. Ragazzi, fate il vostro lavoro. Questa è una creatura brutta che detesto. Però magari se la prendo in contropiede, visto che sta dormendo un pochino. No, niente. Prego. Fanno anche il quadruplo del danno che faccio io, per dire. Però dettagli. Stavo attenta a cos'era quella roba che penzolava lì sulla destra. Vado. Incurante del pericolo. Altro shortcut? No, questa si apre. Verso la roba penzolante sulla destra. C'è il cane. No, il cane. Il cane, gente, il cane. Il cane. Uccidetemi il cane. No, io ho il terrore di questi cani. Uccidetemi il cane. Questo, quello grosso ci penso io. Voi fate fuori il cane. Per favore. Stai attento. Niente. Sono cretini questi qui. Che cacchio. Sono cretina un po' anche io. Ho anche la paura nel mio corpo di volare di sotto. Mi curo. Ho detto mi curo. Avrei dovuto portare il talismano che cura anche gli alleati. Chissà se funziona anche con gli NPC o solo con quelli evocati tramite multiplayer. Ragazzi, io mi rifiuto di combattere contro questi aggeggi perché loro fanno 7 volte il mio danno, cioè fanno molto più veloce di me. Ora farò una cosa che mi farà morire. Mi farà morire. Mi aspettavo crollasse. Pietra dell'anima grande. Ok, ho perso un drop. Adesso ho sentito che c'è un Kodama, fermi tutti, e c'è un'altra strada per di qua però. Una strada chiusa. Per di qua. Non so dove devo andare, sinceramente. Ah no, questa è... Ok, no, sto tornando indietro. Prego, perfetto, fatta. No, qua si torna indietro, scusate, stupida io. Sì, qua si torna indietro. C'è un'altra strada, ma è quella dritta. Che però andremo a vedere ora.
perché c'è un'evocazione, così la facciamo. Mori! Mori, mi spiace molto per te, ma c'è gente che ti aspetta qua, vedi? Ecco lui con i triboli, come si diverte. E quello cos'era? È morto per sempre? La cosa divertente è che faccio anch'io qualcosa come 500 di danno, però non so perché loro shottano e io invece non tolgo niente ai miei avversari. È particolare questa situazione, molto bilanciata soprattutto. Ora, ho sentito che qua c'era un Kodama. Dove diavolo è? Eccolo qua. Vai a casuccia! Pedala! Permesso, 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 permesso? Niente. Permesso! Maledizione a me che ho giocato a Bloodborne e mi sono incasinata tutti i tasti, ehi! Bravissima! Dove l'ha spedito? Complimenti, ho perso i drop, ma fa niente, quello lì è pericolosissimo, se muore è meglio. C'è roba dietro di me! Pensate al cane, vi prego! Il cane! Vorrei evitare che caschi sto coso, se si leva da lì... Ok. Grazie mille ragazzi, vi lovo tutti e due. Ora, questa è una via? Sembra una via, però io non ci voglio andare qua perché poi non posso tornare indietro. Qui c'è una scala, qui c'è un muro, qui c'è un buco. Là c'era l'arciere di prima, quindi qui non si passa. Passo qua, probabilmente quindi è la stessa strada quella là. Che mi permette di arrivare da dietro. Anzo, vorrei scendere. Ah, Anzo? 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 Vorrei scendere! E niente, lo spingo giù. La situazione è un po' imbarazzante. Mica scendono. Niente. Tocca andare su per forza, perché non si levano, sti qui. Credo che con la strada... Vabbè che suona, mi getto. Tiè, così impari a bloccarmi la via, maledetto tu. Voglio gettarmi qua, perché secondo me gli arrivo alle spalle. Qui non c'è niente da prendere. State molto tranquilli, che qua siamo molto in bilico. Fate piano. Che cacchio, non è stata una buona idea mai! Mai! No! Fatelo fuori, vi prego! Vi prego, vi prego. Buttalo giù, buttalo giù! Aiuto, 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 aiuto. Io non voglio combattere quel coso qui. Aiuto! E che è volato giù! L'ho visto che è volato giù! È tornato su. Fortissimo lui. Bravo. Però l'avete visto tutti, è volato giù, ragazzi. Ora, con molta calma, perché qua abbiamo visto che ci fanno gli scherzoni, appunto. Non è stata una buona idea passare qua, per niente. Per niente, salve. Ah, ok, buongiorno. Buongiorno anche a lei, guardi. Spara, draghetti, spara, draghetti. Non casco giù! Ok. Che posto brutto per combattere. Anzo. Aiuto! Che posto molto brutto per combattere. Anzo, alzati. Mi serve il tuo aiuto. Anzo, alzati. Morici. Ok. Che pericolosità. Che pericolosità. Porca miseria loro. Guardate dove mi fanno combattere. Colpa mia che sono voluta passare qua. Perché ho detto sì, magari lo aggiro quello sopra. Eh sì, peccato che sono delle persone orribili. E hanno detto sì, tu aggiri. Però noi ti mettiamo la morte dietro ogni angolo. Ciao Kodama. Vedi, qualcosa almeno ci ho guadagnato. Non è stato proprio tutto inutile. Cosa ho girato? Ho girato qualcosa? Sì, ho girato lui, che voleva tirarmi le freccissime. Guardate, non me ne frega niente se perdi drop. Non me ne frega niente. E qui che cosa c'è? Non andate là ad evocare l'altro, per favore. Per favore. E niente, l'hanno evocato, sì. Però questo è quasi morto. È pericolosissima sta situazione. Salve.
È morta la signorina Okatsu. Ho sbagliato. È morto Okatsu. Okatsu, torna. Okatsu, torna. Okatsu, torna. Torna, Okatsu, torna. Scusate, battuta triste, lo so. Dai che ce la con Anzu, infierisci, infierisci, Okatsu. Bravissima. Ce n'era un altro, sì. Vuole aggrare qualcuno che può infierire. E niente, è andato ad evocare anche l'altro. E niente, ha evocato di tutto quella lì. Ecco, è caduto, è caduto. A noi va bene. E niente, ce n'era un quarto. Siamo pazzi? Salve. No, 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 no. Siamo tutti rincomuniti. Tu alzati subito. Dov'è Okatsu? Okatsu, cosa fai lì? Okatsu, Okatsu, cosa stai facendo? Vieni ad aiutare. Posso spingerla giù? Posso fare cose? Okatsu, Okatsu, Okatsu per la miseria. Okatsu. Niente. Intanto quello là le sta prendendo fortissimo. Dai, aggremone almeno uno. Dai. Dai. Lo porto da Okatsu. È un'idea geniale. Vieni. Vieni. Okatsu, guarda cosa ti ho portato. È un regalo. È per te, vedi? Come ti fissa. È un regalo. Okatsu, per favore, fai qualcosa. Dimmi che almeno l'ha sbloccata, ti prego. Necessito del loro aiuto. C'è troppa roba qui da battere da solo. E niente, è rimasta lì lei. Però fortunatamente si è bloccato là il gallinaccio. Il gallinaccio rapace si è bloccato fortunatamente. Buco, ti odio. Andiamo a cercare Anzu, va. Gallinaccio rapace, andiamo via da quel precipizio, che qui abbiamo brutta esperienza con i precipizi. Enzo! Ti salvo io, Enzo! Se non volo di sotto, Enzo! Guarda quella là, guarda quella là, guardala! Enzo, vieni, dobbiamo andare a sbloccare Okatsu che si è incastrata in un giornata, vieni! Muoviti! Ma tipo, se io scendo, lei scende? Ok, Okatsu, vieni, facciamo il giro di là, perché quel pezzo lì non ti piace, ho capito, non ti piace, è brutto, e me ne rendo conto, ci sono cose brutte effettivamente lì, passiamo per di qua, vieni, vieni, lo faccio fare io un giro bello, guarda che bel giro che ti faccio fare, sperando che non sia respawnato l'inferno, c'è una scala pure qua, porca miseria, io spero non si incastri pure qua, vieni Okatsu, vieni, forza, dai, vieni, bravissima Okatsu, bravissima, fatta Okatsu, vedi? Ci voleva tanto, abbiamo solo dovuto allungare la strada di 7-8 mila chilometri solo per te, ma va bene uguale, vieni. Che spavento! E che pericolosità! Qualcosa mi ha aggrato, ah eccolo, piovuto dal cielo. Okatsu, un po' te le meriti, io non vorrei essere cattiva, ma un po' te le meriti. Ho fatto perdere una fracassata di tempo. Levati che devo prendere i drop, tu! Salve. Ehi! Ero in difesa, comunque. Guarda, sto bombarolo qui. Niente, Okatsu è inutile, ragazzi. Okatsu è veramente inutile. Tutto bene? Allora avevo visto bene, c'era una luce. Amuleto acqua, che non mi serve un tubo, ma fa niente. Evocazione, ti prego che sia una sola, perché qui abbiamo problemi. Ok, questo è anche facile. Cioè è facile se combatte contro di me. Se combatte contro mille persone e inizia a girare come un pira, non so se è facile. Sì, ok, è fattibile. Mio Dio, alza il sedere. Ah, qui c'era il signorino frecciaiolo. E uno shortcut, vero? Certo. Yeah. Perfetto, posso andare velocemente al santuario. Non ho le anime per livellare perché erano 60.000, quindi non ci vado.
Un sacchettino, che salto atletico. Che cacchio, per poco non volo di sotto. Quello lì come lo prendo? Da qua. C'è pure un piano di sopra, si può andare? No. Perché c'è un cancellino davanti alla scala, veramente. Quindi dice, boh, io non ci salgo lì. Io non lo tocco il cancellino, sia mai. Cioè, stiamo rompendo yokai grandi come palazzi e ci facciamo fermare da un cancellino di mezzo metro. Giustamente. C'è un sigillo. C'è un'evocazione che gliela faccio purgare da loro, perché no? Prego, ragazzi, prego. Ecco qua. Tiè. C'è anche un Kodama. Mi piace come salta e non... Mi piace come salta lei e non prende mai nessuno. Quando ero contro di lei come boss fight, però mi prendeva sempre a me, porca miseria, eh? Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, faccio il tifo per loro, vai. Come le cheerleader. Forza, ragazzi! Forza, ragazzi! Potete farcela! Shu, shu! Ok. Kodamino! Il video di oggi si conclude qui e anche la pacchia per me sì, perché io me la stavo prendendo comoda con sti due qui che facevano tutto. Ma durerà ancora poco. Nei prossimi video arriveranno cose che distruggeranno la vita di Messi per sempre. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti.